Eccoci qui, dovremmo essere in diretta anche su Facebook e anche sul sito. A questo punto mi pare che siamo in 11. Allora, saluti a tutti. Innanzitutto ci sentite, ci vedete, ci sentiamo tutti, sì. Sì. Ah, perfetto. Perfetto. Eccoli, anche Carla e Enzo ci sono. Ciao a tutti, ciao. Buongiorno. Ciao ciao a tutti, ciao ciao. Allora. Ah, ok. Perfetto. Cominciamo da voi che siete lontani, a Cracovia, che vedo che c'è il sole come qui. Sì. Perché una Diego... bellissima giornata, primavera inoltrata ormai. Voi aspettiamo, aspetta che ho altri... Ah, perfetto, abbiamo altri... Perfetto. Che stanno arrivando, Anna, Valentina, quindi dovremmo esserci parecchi. Abbiamo intanto scelto questa... Ciao, eccola! Abbiamo scelto questa piattaforma rispetto a Skype perché ci dava più garanzie, ovviamente. Con Skype non riuscivamo ad andare da nessuna parte. Con questa stiamo riuscendo ad andare meglio. Bargelli, non abbiamo l'audio, Valentina non abbiamo l'audio, ma comunque state tutti mettendo a posto. Eccolo qui, Valentina è arrivata l'audio, anche bene, ci siamo tutti. Dovremo, io vedo ogni tanto di chiudere questa cosa qua, così ci vediamo più tutti assieme. Allora, abbiamo detto una bella giornata, mai così bella Pasqua e Pasquetta si preannuncia come in questo periodo. Voi lì in Polonia come regola cosa avete? Mobilità, chiusura, attività, negozi, fabbriche, come siete messi? Prego Ugo. Allora, le restrizioni adesso di attività produttive... Dal punto di vista turistico però tutto fermo, Diego, voi fate no, niente. No, non c'è niente, qua è tutto chiuso, tutto fermo. Le restrizioni sono sicuramente molto più blande rispetto all'Italia, c'è molta più gente in giro che cammina, ci sono i controlli, questo sì, però insomma, certo. Quello che funziona è tutta la catena, la gente lavora sostanzialmente, a meno che non ci siano lavori strettamente legati appunto al turismo, che è totalmente fermo, o in smart working, o comunque i lavori quelli fisici all'esterno ci sono ancora, questo sì. Sì, invece noi qui, io notavo stamattina che ho fatto due commissioni prima, che a piedi non c'è tanta gente. Ma... alla campagna, Mirabelleclano, e ne approfitto per salutare Ugo. Ciao, Ugo che grande. Ho trascorso delle giornate bellissime con te e con la signora Cardinale 4 anni fa, con l'ultima fermata. Bellissime, infatti. Quando Roberto mi ha detto che ti avrei rincontrato è stato un gran piacere, come lo è con tutti voi con i quali credo che per la prima volta sto condividendo queste cose. In Campania la situazione è abbastanza particolare perché c'è un focolaio in provincia di Avellino, adesso sono due focolai insomma dove stanno cercando di posizionare il colon. Ne approfitto, quindi sono a casa obbligatoriamente. Ah beh, comunque saresti a casa. C'è qualcuno che dice che magari si autodenuncia per scontare un po' di domiciliari, perché intanto che c'è si porta avanti con queste cose. Vedo che i ragazzi soprattutto non hanno l'audio e io invece volevo, tranne Bargelli sì ce l'ha l'audio. Allora, volevo chiedere a voi, prima di chiedere al vostro preside, come va con sta scuola. Siete preoccupati oppure no, perché dice intanto ci promuovono tutti, quest'anno è andata di lusso. Allora, beh, più che altro per... siete già proiettati al prossimo? Cioè, almeno io. Poi non so, gli altri, non li sento da tanto. Quindi è possibile. Morgando, come farete con sta scuola? Avete già le idee chiare voi? Beh, dovrebbe avere più chiare di noi il ministro in realtà. Mi sembra che si vada ancora un po' a spanne. Beh, idee chiare, andiamo avanti con la DAD, con grande impegno da parte di tutti, dei docenti, delle famiglie, degli studenti, io penso anche i più piccoli,
che hanno problemi diversi, il grosso ruolo delle famiglie, oltre che il grande impegno delle maestre. E per quello, le prospettive, il 18 oppure no, e che genere di esame verrà fatto, se verrà fatto un esame. Secondo me non verrà fatto nessun esame, però non lo sappiamo ancora con certezza. Sicuramente gli studenti devono impegnarsi, e specialmente alle medie, specialmente in terza media, sono degli strumenti ottimi come anche la Classroom, in vista di quello che sarà il prossimo anno. Perché quelli che resteranno in casa da noi avranno delle attività di recupero poi a settembre, poi non si sa se l'anno inizierà prima oppure dopo, c'è il problema del conflitto con le regioni, tanto le regioni. Ma chi invece andrà alle superiori chiaramente potrebbe trovarsi un po' in difficoltà, perché non so se riusciremo a fare bene e approfondirsi a causa della didattica a distanza. Certo. Mi piacerebbe avere un governo con le idee ben chiare, è evidente che siamo in situazione ancora di incertezza e la pandemia va avanti e bisognerà vedere come si sistemano poi le cose fra un mese, fra 15 giorni. Sì, qui peraltro l'impressione che abbiamo è che il supporto, diciamo così, di quella che è la classe scientifica, di quello che è il mondo scientifico, alla politica non sia granché, nel senso che si sente tutto il contrario di tutto. Non vorrei essere nei panni di chi deve decidere e chiede uno, gli dice no, chiudi tutto, l'altro no, si può aprire, l'altro c'è. Il fatto di brancolare nel buio anche dal punto di vista dell'azione civile per la pandemia. Ma l'idea che mi sono fatto è che le idee sarebbero anche chiare, però c'è qualcuno che ha più coscienza delle difficoltà economiche di poter, penso per esempio alla necessità di fare i tamponi, eccetera, di materiale medico che in Europa non c'è. Per anni, negli ultimi 20, 15, 20, 10 anni, quantomeno, abbiamo delegato la produzione di prodotti medici all'Asia, e quindi l'Europa è in un deficit di materiale. Certo. Ci sono alcuni scientifici che parlano in modo molto astratto di cosa si dovrebbe fare, e altri che forse si limitano per il fatto che sanno perfettamente che tecnicamente quelle soluzioni sono impraticabili in Europa per mancanza di materiale, no? Certo, sì. Questo è un altro del problema. L'insegnante è un problema molto grande, perché ridisegna totalmente l'idea di produzione nel futuro, Le sono scommesse economiche enorme. La stessa cosa, ecco, anche avendoli davanti qualcuno non comunica neanche di persona, però diciamo che stanno lavorando molto i ragazzi, sono molto bravi. La didattica a distanza può diventare comunque una forma di istruzione nel nostro sistema, fatte queste prove o no? Ma completamente secondo me no, perché il rapporto uno a uno nel mestiere dell'insegnante nella scuola è fondamentale, cioè, anche tra ragazzi proprio i rapporti di amicizia, tante cose vengono a mancare. Perché forse può essere una sfida più per l'università, per il futuro, per gli studi universitari. Ma l'università, sì, l'università forse è un po' meglio, anche perché forse all'università viene un po' più a mancare questo rapporto tra compagni, esatto. C'è solo con qualcuno, ecco. Invece la classe, alle medie, alle elementari, è una parte molto importante anche della crescita proprio dei ragazzi, fare gruppo e lavorare insieme. Sì, secondo me alla scuola elementare è molto più difficile, ci vuole proprio il rapporto uno a uno, a volte umano, con i bambini. Esatto. È sempre più i bambini sono piccoli e più c'è bisogno della vicinanza fisica. Il rapporto fisica, uno a uno è importantissimo. Sì, sì. Poi appunto anche dal punto di vista sociale proprio, i bambini devono stare insieme, devono giocare, devono proprio stare insieme per interagire. Invece, cioè, chiaramente, io lo vedo con i miei nipotini, con le lezioni a distanza, sì, tutto bene, però deve esserci comunque sempre il genitore vicino, e poi si stufano, dopo 10 minuti non riescono, cioè l'attenzione, la capacità di attenzione è ancora ridotta rispetto alla lezione in classe. Non tutti hanno una famiglia che ha la possibilità di supportare anche i ragazzi in una didattica a distanza, perché qui il ruolo della famiglia è determinante, sono famiglie che per livello culturale e poi tecnico, non ci sono famiglie che non hanno un computer o non hanno disponibilità tecniche. Certo. Praticamente il rapporto personale viene svolto dai genitori invece che dall'insegnante in questa fase, per cui è proprio importante che abbiano qualcuno che controlli, che li segua e che li stimoli
appunto li faccia partecipare un pochino di più, perché i bambini sono bambini, si sa che preferiscono giocare soprattutto quando sono a casa, ecco, il contesto è quello di casa, per cui è normale che siano più distratti e che abbiano anche meno voglia. Genitori peraltro che sono in un momento in cui anche loro probabilmente hanno delle difficoltà sul lavoro, delle difficoltà di sapere in prospettiva, difficoltà economiche e una pressione psicologica enorme di cosa sarà il futuro, quindi insomma. Elso, io posso fare una domanda a Giambattista? Oh, puoi fare quello che vuoi, io guarda, mi faccio vedere, è solo perché ho un gatto e Serenella, uno è qua, solo perché ogni tanto si vede una coda, non vorrei che pensaste male. Fai pure la domanda che vuoi. Giovan Battista, lui è chiaramente un osservatore critico di questa realtà. Volevo capire anche un po' il suo punto di vista e se pensa di magari fare anche un film su questo nuovo scenario. Io sono molto preoccupato, Ugo, come tu ben sai, la mia famiglia gestisce una multisala di 4 schermi, un quinto e un sesto schermo, ho fatto un contratto di noleggio a gennaio, ho rilevato una sala a Benevento città di 900 posti e siamo molto preoccupati come cinema, come teatro, perché saremo gli ultimi ad aprire e non capiamo bene però come potrebbe essere la riapertura, anche perché in virtù del fatto, come tu ben sai, durante l'anno scolastico mi occupo molto di didattica, cinema e teatro. Abbiamo portato il testo della Segre, di Liliana Segre, in alcune scuole, quest'anno riporteremo Carlo Levi, con Cristo si è fermata Eboli, e faremo un omaggio a Bertolucci, a Rosi, ma come si fa? Cioè, i ragazzi ritorneranno al cinema, a teatro, e come? È una metodologia, una prassi che non riusciamo a capire come esercenti, il blocco di film, i film usciranno tra settembre e ottobre, e io più che preparare un film su questo scenario, perché io credo sempre che il pubblico le cose troppo drammatiche non ama riviverle sul grande schermo. Il mio pensiero, io farei più un film sulla speranza che sulla paura che ci ha attanagliato in tutti questi anni, con tutti questi mesi. È un po' come dire, anche con gli altri film che ho fatto, ne ho fatti solo due, Ultima fermata con la Cardinale e Il giovane Pertini combattente per la libertà, che poi in effetti è andato benissimo fino a gennaio nelle scuole italiane. Infatti colgo l'occasione per ringraziare anche l'accoglienza che ho avuto con il Club Turati Canavese, il giusto direttore, con il film giusto. Il giovane Pertini. Abbiamo fatto una bella esperienza. Bella esperienza, davvero, dove anche io come autore ho imparato tante cose dall'osservazione dei bambini. Quindi, certo, perché no? Però Roberto mi ha parlato di una storia molto singolare, Ugo. Credo che tu ne sei al corrente. La sopravvissuta Lidia. Sì. Ecco, e quella è una storia di speranza. Credo che il mondo, tutto il mondo, dopo questa pandemia, un po' come lo scoppio di una guerra, ricomincerà a capire alcuni valori, speriamo di sì. È un film sulla speranza che vorrei fare, al di là adesso della pandemia, che è paragonabile a un conflitto bellico come nei nostri ricordi. Mi piacerebbe più un film sulla speranza che rivivere questi momenti di panico, di angoscia, perché so, in senso epidermico, che lo spettatore rifiuterebbe di rivivere dei momenti brutti. Riviviamo delle belle cose, diamoci tutti delle speranze. Sì, dipende anche da come sarà la ripresa. Legata a una trasformazione ormai radicale della nostra società, quindi Papa Francesco ha sottolineato che speravamo appunto di vivere sani in un mondo malato, e credo che questa pandemia sia anche il risultato di un processo produttivo che ci ha portato a questi livelli ormai di infezione mondiale, direi. Certo, sì, ma sicuramente. Adesso scusa. Dimmi. Volevo fare due osservazioni, due domande. Uno ai nostri amici in Polonia, perché ci dicano come i giornali, come l'opinione pubblica polacca vive questa situazione che abbiamo qua in Italia, soprattutto, visto che loro sono italiani e questa situazione la seguono forse più da vicino, per vedere un po' adesso come queste polemiche, tutte queste storie che abbiamo qua in Italia, come sono vissute. E
poi volevo chiedere anche se su Pertini c'è la possibilità ancora di proporlo qua a Castellammare. Diego, vai prima tu. In una prima fase si veniva trattati sostanzialmente come gli appestati. Venivamo sostanzialmente derisi e trattati come quelli che sicuramente avevano combinato qualcosa e non erano stati in grado di... Si veniva additati in qualche modo. E oggi la situazione è un po' diversa, nel senso che qui la percezione del pericolo non è totalmente vissuta. Anche perché i dati che vengono passati dal governo sono dati evidentemente non reali. Ieri è uscito fuori lo scandalo che a Varsavia ci sono 30 morti per coronavirus, ma nei dati ufficiali ce ne sono solamente 8 passati dal governo, no? C'è una stampa forse non totalmente anche molto, molto libera, diciamo, come invece in Italia si vive. E la percezione è di stanchezza, ci sono ormai molti, e nonostante sia iniziata molto più tardi che l'Italia, però non percependo un pericolo così vicino e imminente, anche l'accettazione delle regole è sicuramente molto, molto, molto più bassa rispetto invece all'Italia, che ha una percezione di pericolo che è molto più alta. Però sicuramente c'è stato in un primo momento una sorta di isolamento dell'Italia, tutto ciò che era italiano. Abbiamo avuto casi come una catena di negozi, la Jacques, che si è rifiutata di comprare prodotti italiani, per esempio, di commerciare prodotti italiani perché sosteneva che questi avevano il coronavirus. Oggi non si possono mandare lettere verso l'Italia, la posta non accetta pacchi o lettere verso l'Italia. Io per guarda che l'hanno cambiato, perché io l'altro ieri L'unico stagista che è rimasto in chiuso sta aspettando un pacco, secondo pacco dall'Italia arriva. Attraverso la posta o attraverso i corrieri? Perché è diverso. Corrieri, corrieri. Ah, ecco, i corrieri sì, ma la posta nazionale ha bloccato tutte le spedizioni per l'Italia. Dai, posso dire qualcosa? In parte col tuo punto di vista, perché credo che ci sia stato anche un livello di solidarietà con l'Italia. È giusto, sì, la scorsa settimana è partito un aereo da Varsavia di medici per Bergamo, e salutati dal nostro ambasciatore, che hanno portato il loro contributo in un momento difficile. No, è qualcosa che è nato nelle ultime settimane, però. Come? È qualcosa che è nato negli ultimi 10 giorni, perché prima... Si sono spaventati all'inizio, ma non credo che ci sia stato un boicottaggio nei nostri confronti, assolutamente. I prodotti italiani sono stati bloccati, è intervenuto anche l'ambasciatore per protestare su questo, che i negozi polacchi avevano smesso di vendere prodotti italiani. Palazzo presidenziale con i colori della nostra bandiera a Cracovia, i monumenti più rappresentativi in solidarietà con l'Italia. Quindi credo che comunque, e poi anche i messaggi che arrivano all'istituto di solidarietà con l'Italia veramente sono contenti. È bello perché ti lascio subito, è bello perché mi sembra tanto quando facciamo le interviste, no Diego, potresti fare il giornalista, c'è l'istituzionale Ugo, no, che lui difende giustamente le istituzioni, e Diego che lo incalza, dice no ma guarda che però in realtà... È intervenuto l'ambasciatore per protestare, insomma c'è stata una protesta ufficiale dell'ambasciatore sulle poste polacche e sui negozi che non vendevano più prodotti italiani perché per paura, insomma. Sì, ma poi c'è sempre una via di mezzo fra il momento in cui c'è la reazione di pancia e il momento in cui c'è quella istituzionale che non è quella di pancia. Anche perché ieri ascoltavo un intervento sulla 7, si raccontava come in un mercato che si sta restringendo dopo la fine della pandemia, l'Italia, che è un paese esportatore, soffrirà veramente tanto, e questa cosa, perché comunque il marchio del paese che esporta il virus, questa cosa a certi livelli, a livello europeo, purtroppo rimane. E quindi certi prodotti verranno scalzati da altri prodotti uguali prodotti in altre nazioni. Queste cose purtroppo accadranno, dobbiamo prepararci a questa cosa. Certo. Che è falsa, però purtroppo psicologicamente c'è. Certo. Forse dovrei rispondere al signore mi ha chiesto per il giovane Pertini cosa accadrà se noi vedremo. Ecco, io credo che a questo punto, visto che la settimana della Resistenza, come possiamo tutti immaginare, il film sarebbe ritornato in Piemonte perché avevamo un appuntamento a Stella Ligure, il paese nativo di Pertini, mi è saltato tutto chiaramente. Credo che bisognerebbe accelerare i tempi per far uscire in un video
come è uscito l'altro film con Cecchi Gori, un video, la Feltrinelli in vendita su Amazon, e rivederlo soltanto a casa, almeno accelerare l'uscita a giugno come DVD e poterlo vedere a casa. Non credo sia possibile che a maggio, giugno riusciamo a riproiettarlo in cinema. Credo che, ripeto ancora una volta, i cinema e i teatri saranno gli ultimi a riaprire, sperando cultura in generale. Sì, appunto, capire come culturali, gli incontri, riaprire, le presentazioni di libri. Questo è un mondo che purtroppo temo che per quantomeno un annetto possiamo quasi scordarcelo. Voglio ricordare, per quanto riguarda gli studi di cultura, la rete di cultura viene meno proprio la funzione, quella appunto di presentare degli autori italiani, a svolgere delle attività con rappresentanti della cultura italiana qui in Polonia, e non sarà più possibile almeno per 3-4 mesi, credo. Però volevo riagganciarmi anche a quello che diceva Diego sulle esportazioni. E non so quanti di voi hanno visto questo articolo bellissimo del Manifesto. Ah, c'è anche Anna. Ciao. Sono riuscita a attivare il video. Perché c'era, ma senza video. Sì, ma soprattutto che il risultato di questa pandemia deriva dalla produzione industriale dei grandi allevamenti che sono in Cina, in particolare il 60-70%, e che hanno portato poi a questa situazione così critica. Io credo che bisognerebbe rivedere veramente tutto il processo produttivo e ritornare anche un po' di più alle piccole cose. Oggi Umberto Galimberti parlava appunto di rivedere anche la nostra esistenza quotidiana. Lui sta valorizzando molto questo momento, perché è un momento anche per riconoscere un po' se stessi, piuttosto di essere presi dal ritmo frenetico della quotidianità. Ecco, certo. Volevo anche dare questi spunti di riflessione, perché credo che veramente questa produzione industriale su larga scala abbia prodotto un capitalismo aggressivo, e dove veramente poi la qualità è venuta meno. Per fortuna che esiste ancora il marchio italiano e che quindi le localizzazioni oltre gli ambiti regionali. Proprio noi, a livello di presentazione dei territori, come sanno benissimo gli amici del Canavese, è molto valorizzato questo aspetto. Certo, no, ma poi la delocalizzazione, come diceva anche Diego, non è solo regionale, è nazionale con la globalizzazione. Abbiamo scoperto che quando chiudi le frontiere non ti arrivano più prodotti, perché un conto è delocalizzare fino a un certo punto, il conto è delegare tutto. Noi abbiamo produzioni che sono al 90% delocalizzate in paesi stranieri, chiudi le frontiere e non ti arriva più. Ancora in una macro regione come l'Europa avrebbe ancora un senso, no? Un mercato europeo che sia quantomeno, insomma, autonomo rispetto a certe produzioni, ma se tutto l'apparato medico è prodotto in Asia per questione di costi. Cioè, l'Asia non è la Romania o la Bulgaria, l'Asia è dall'altra parte del mondo. E quindi quando poi succede una pandemia, che peraltro inizia laggiù, e inizia una guerra per delle semplici mascherine che costano 20 centesimi, beh, qualche domanda sul nostro sistema produttivo continentale, non dico nazionale, perché a quella cosa forse non si tornerà mai più, anche giustamente, peraltro. Certo. Però continentale, qualcosina, qualche domanda dobbiamo pure farcela. Certo. La questione medica, perché ci è venuta adesso, insomma, al pettine, però in futuro dobbiamo farci anche domande su altri aspetti dell'economia di tutti i giorni, no? Acciaio, certo. Ferro, ma poi peraltro dovremmo avere anche un'idea, quello che dicevo prima, ci hanno insegnato questa vicenda che noi ad esempio un piano di protezione civile e sanitario non ce l'abbiamo. L'abbiamo per i terremoti, le alluvioni, non siamo in grado di intervenire, non sappiamo come fare. Qualche esercitazione in questo senso, a parte l'impoverimento degli ospedali e tutta questa storia che ci diciamo. Ai ragazzi, però, voglio anche ricordare che si è rifugiata da Cracovia ai confini con l'Ucraina in Campania. Da dove ci parli, innanzitutto? Allora, prima di tutto mi avete beccato durante una passeggiata, quindi. Però ti vediamo all'esterno, meno male. Io no. Come non la vedi? Non
Siamo solamente 3, 6, 9 figure. Anch'io vedo solo 4. Anch'io vedo solo 4, vedo Ugo. Dovete poter girare e vedere tutto, perché è selettivo. Okay. A volte dovrebbe vedere. C'è la freccina in alto, potete spostare. Ah, si freccina. Può spostare. Sì. Eccolo. Perfetto. La tecnica. Quindi io praticamente mi trovo adesso in Campania, a Podcarpace, quindi praticamente 30 km dalla frontiera con Ucraina, però proprio in campagna dispersa nel bosco, perché i miei genitori hanno questa casa in mezzo al bosco, quindi ci siamo praticamente rifugiati, ci siamo ritagliati dal mondo esterno. Però magari riguardo quello che dicevate prima, qua vorrei dire una cosa riguardo quello che aveva detto Diego, che le Poste Italiane si erano rifiutate di spedire i pacchi per l'Italia. Quello che avevo sentito io qualche settimana fa, avevano interrotto le spedizioni per tutto l'estero, quindi non riguardava soltanto l'Italia, ma Francia, Spagna, Italia e Germania. Ma io quattro nazioni. Poi non so, perché avevo letto un articolo su Veborgia che diceva che praticamente tutti i pacchi che vanno fuori dalla Polonia, che praticamente la posta non riceve i pacchi internazionali, esatto, le spedizioni internazionali, quindi non riguardava soltanto l'Italia. È ovvio, è vero che all'inizio, quando la pandemia era scoppiata in Italia come il primo paese europeo, anche qui si sentivano queste voci di stigmatizzazione degli italiani, c'era questo spirito, come ha detto Diego, che Żabka magari si aveva rifiutato di prendere i prodotti italiani, ma adesso vedo comunque uno spirito generale che comunque siamo in modo globalizzato, quindi la pandemia ci ha toccati tutti, perché adesso le notizie arrivano da tutto il mondo, quindi praticamente non so se c'è un paese del mondo che non sia stato toccato dalla pandemia, quindi è una cosa più risentita in maniera globale. E poi secondo me adesso ci siamo resi conto, anche la gente diciamo semplice, noi consumatori semplici, ci rendiamo conto come funziona il mondo globalizzato, che magari prima non ci rendevamo conto, che basta che scatti una cosa del genere e tutta la catena di produzioni, di importazioni va interrotta, quindi vengono a mancare le cose, come avevate detto prima voi, che magari in Cina viene prodotto 90% delle sostanze per le medicine oppure dei prodotti medici, quindi comunque ci rendiamo conto adesso come veramente funziona la globalizzazione, che prima veniva tanto elogiata, che magari non è una cosa buona, secondo me. Sì, ci sono dei problemi. Volevo ricordare ai ragazzi, perché prima Diego diceva è tutto fermo, e anche Ugo, la cultura, le presentazioni, che noi qualche progettino proprio con Diego e soprattutto rivolto ai ragazzi, nelle prossime settimane lo faremo, perché parleremo della resistenza del 25 aprile e lo faremo con quello spirito col quale dicevamo con Diego, poi avrete visto chi è Facebook o sul sito, l'avete visto, perché parleremo di resistenza, di quella resistenza della quale si parla poco, e forse questa occasione, che non è quella di andare in piazza a ricordare la solita resistenza dei partigiani, che per carità è tanto di cappello e bisogna continuare a ricordare, però ci sono resistenze che vanno dagli IMI a quelle dei campi di concentramento, alla resistenza passiva, alla resistenza in canavese, lo faremo con Emilio Champagne. Ci sono aspetti della resistenza che nei libri e nei ricordi abbiamo poco, quindi daremo questi aspetti della resistenza, no Diego? Almeno quello. Sì, abbiamo scelto questi temi perché insomma degli IMI è un tema che si parla veramente poco, che è nato negli anni, comunque abbiamo fatto una mostra qui a Cracovia, quindi insomma far capire che c'è anche un'altra resistenza, no? Quella di 600.000 italiani che decisero di dire di no a Mussolini, rimanere fedeli al giuramento del fatto al re e finire per questo nei campi di concentramento, rifiutando di firmare un foglio e tornare a casa, no? Noi italiani passiamo molto spesso per essere quelli che fanno molti sotterfugi, no? E cercano sempre di cavarsela, ha fatto una legge e trovato l'inganno. C'è qualcosa di vero anche in questo, no? Però poi in realtà 600.000 italiani, che rappresentavano quasi la metà della forza militare italiana in quegli anni,
hanno deciso sulla propria pelle di rifiutare quotidianamente di tornare a casa pur di rimanere fedeli al proprio giuramento e non voler lottare, continuare la loro lotta a fianco di Mussolini e Hitler. Insomma, è un aspetto di cui si è parlato molto poco, ma insomma, quella è anche resistenza. E poi, insomma, la resistenza nei campi di concentramento, anche questa, insomma, una scelta molto, ma molto forte. Poi il terzo tema che avevo scelto era quello più complesso, quindi se ci può essere resistenza all'interno della massa. È un tema enorme, vorrei partire appunto da quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, che fosse l'esempio più grande di una costruzione, di una massa così grande e forte che poi ha prodotto i risultati che noi conosciamo, e cercare di capire come è possibile all'interno di una massa riuscire a fare resistenza, no? Perché poi in fin dei conti siamo tutti all'interno di una grande massa molto spesso senza neanche rendercene conto. Quindi partendo da quell'esempio proveremo poi a vedere come i giovani possono per esempio dire dei no nelle piccole masse di tutti i giorni, no? I bulli a scuola o la compagnia, queste cose. Se c'è resistenza, se come si fa la resistenza all'interno di una massa? Proveremo a mettere giù qualcosina, vediamo come esce. Vediamo quello che esce, ma lo dico soprattutto per i giovani, che è importante, perché la resistenza non è solo qualcosa... Vedo che anche tu sei messo bene col gatto. Che si fa con un fucile. Non è solo una cosa che si fa, vedi, siamo in buona compagnia, anche Serenella ne ha là dietro, lo vedo. Eccolo. Allora, no, che no, la resistenza non si fa e non si è fatta solo allora con i fucili. La resistenza si può fare anche oggi. Forse i giovani dovrebbero capire che anche oggi è tempo di resistenza. Il 25 aprile dovrebbe ricordare loro anche quello. E hanno anche loro occasione, non dico di fare i moderni partigiani, i novelli partigiani, diciamo così. Nel piccolo tutti i giorni. Nel piccolo tutti i giorni. Questo quindi sarà un incontro importante, il terzo incontro che faremo con Emilio, che adesso non vedo ma che credo ci senta, che ha qualche problema di audio. Faremo invece i canavesani e ricorderemo anche per Pasqua invece Wojtyla. Lo faremo con Renata, questo. E ricorderemo Wojtyla, Renata che non vedo adesso ma che vediamo, sicuramente riuscirà a collegarci. Quindi poi probabilmente di questi incontri magari settimanali, un'oretta così assieme, la faremo anche per scambiarci così le impressioni. Qui si incomincia a parlare della fase 2. Non lo so che cosa vuol dire, io non l'ho capito. Io continuo a dire che mi ha spaventato, adesso mi spaventa molto l'idea, quando sentivo parlare di Seconda Repubblica ero entusiasta, adesso mi spaventa molto la Seconda Repubblica, adesso parlare di fase 2 comincio a spaventarmi più che la fase 1, però insomma, vedremo, dai. Però è inevitabile, nel senso che... Bisogna riprendere in qualche modo, perché altrimenti si muore di fame, che è anche peggio. La gente finisce in strada a fare la rivoluzione, fra un po', soprattutto in alcune regioni dell'Italia. La situazione è drammatica, sono regioni che hanno un'economia alla giornata. Lasciamo perdere cosa questo voglia dire, ma in realtà ci sono molte persone che vivono semplicemente del lavoro fatto in giornata. E, insomma, resistere così un mese... Sai, ci sono discorsi anche molto difficili da fare, perché noi qui si dice... i soldi per sostenere l'economia ci sarebbero se non ci fosse questa grande evasione. E poi fai delle equazioni, da anni diciamo che la grande evasione è quella prodotta da artigiani, commercianti, professionisti, che sono quelli che oggi chiedono di essere sostenuti perché dicono che non ce la fanno. Quindi c'è... L'evasione in Italia è un patto sociale che c'è tra uno Stato sostanzialmente inefficiente nella burocrazia, che dice, vabbè, io chiudo un po' gli occhi, visto che comunque i servizi non te li posso dare come te li vorrei dare. Insomma, c'è un patto sociale in Italia sull'evasione. E fin tanto che non si rompe quella catena, no, quel gatto che si morde la coda, non ne usciremo mai. Certo. Enzo, scusa un attimo. E come sulla chat avrai visto, io ho un'opinione leggermente differente sul fatto di sempre sugli artigiani, commercianti. Io credo che artigiani e commercianti qualche evasione la fanno
però in una misura tale, il problema è che forse sono tanti questi, però questi la fanno anche perché le tasse sono molto alte. La vera lotta all'evasione in Italia non è mai stata fatta, perché sia da destra che da sinistra se parlano, si ci riempiono la bocca e poi non fanno mai niente. Però andiamo a vedere anche tutte quelle persone, sono tanti, dove i soldi non sono le poche migliaia di euro all'anno che pagano i commercianti, gli artigiani o le partite IVA. Ma andiamo a vedere tutti quei centinaia di milioni di euro che vengono fregati da persone che disonestamente si fanno pagare le mazzette, i partiti che vengono finanziati in tutti i modi. Cioè, questi sono anche dei soldi che vengono evasi e che non vengono messi poi a disposizione della gente. Certo, però è questo il problema. I paradisi fiscali non li vanno a creare i piccoli certo. commercianti. Cioè, però dobbiamo sfatare questa idea che solo i piccoli commercianti, solo le partite IVA vadano. E vadano in una certa misura per il fatto che sono tanti. Però perlomeno, come ti scrivevo, lasciami finire per favore, come ti scrivevo sulla chat, io dico che queste persone comunque sono persone che lavorano e quello che evadono, cioè se lo sono in qualche modo guadagnato, mentre quelli che prendono le mazzette, quelli che si fanno finanziare illegalmente, le mafie, tutte queste persone qua, i soldi li guadagnano senza muovere un dito. Senza certo. muovere un dito. Allora, però, non entriamo sempre nelle polemiche. No, però, bisogna fare però questa distinzione. Questa è una occasione per farla. Quello che diceva Diego. Allora, smettiamola di dire che in Italia c'è una mega evasione di massa, perché c'è un patto sociale per la microevasione o per l'evasione di base. E quella, di quella non parliamone più, perché altrimenti bisogna andare a rompere quel patto. Di quella non bisognerà farlo prima o poi, eh? Certo, bisognerà farlo, ma il giorno che si rompe quel patto lì è un dramma, perché, come dice anche giustamente Enzo, io sono convinto come lui che una gran parte di questa piccola evasione è di sopravvivenza, perché senza quella tante attività non riuscirebbero a sopravvivere. Però continuiamo a dire che la grande evasione la fanno, cioè che gli italiani sono un popolo di evasori e non ci rendiamo conto che c'è come dice Diego, un patto nascosto che prima o poi andrà rotto, che però non è da lì che può arrivare. Credo ci siano due piani però. Ora, la grande evasione, quindi delle grandi multinazionali, non può essere una nazione singola che risolve questo problema. Certo. L'Unione Europea in realtà su questo ha fatto qualche passo, insomma. L'idea difficilmente applicabile, ma a cui prima o poi ci si arriverà, è che queste multinazionali paghino delle tasse all'Europa, che poi divida quelle tasse per mole di lavoro in un determinato paese. Solamente l'Europa può arrivare a ottenere da quelle multinazionali Amazon, eccetera, delle tasse. Non è l'Italietta o la Slovenia o la Grecia che può essere in grado di ottenere queste cose. Quella è la grande evasione, e su questo non ci sono dubbi. Sono miliardi, 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 tra cui anche la simpatica Olanda, che adesso non ci vuole permettere nulla a livello europeo, con la Fiat, per esempio, che in Olanda. E poi c'è l'evasione, quella sotto, no? Che appunto si basa su questa specie di patto sociale. Io non vedo, tu vai avanti e porti avanti l'economia. Però siccome l'economia italiana è fatta di piccole imprese molto più che di grandi imprese, il peso che c'è sull'evasione è alto. E io sono una partita IVA, quindi per carità. Anch'io, quindi. però dai, io faccio sempre l'esempio di qualche anno fa, quando ero a Firenze per motivi miei, avevo comprato un libro in polacco su Firenze e ho chiesto la ricevuta per il libro, perché qui in Polonia i libri te li puoi scaricare se è una partita IVA,
e questa mi ha detto davanti a Palazzo Vecchio, cioè proprio sotto Palazzo Vecchio, e no, ma sui libri non si fanno le ricevute. Ma sta scherzando forse? E alla fine mi ha preso una bustina, quella per le brioche di carta, mi ha fatto uno stampino e mi ha scritto a mano euro 10. Ma lei crede davvero che io possa andare in Polonia e dare questa cosa, a scaricarmi questa cosa dalle tasse? Cioè mi vergogno persino di farlo davanti a Palazzo Vecchio a Firenze. Sarà anche un'evasione di necessità, per carità, però se si va avanti così non ne usciremo mai. Ma sai, io lo dico per me da cittadino in questo caso, se viene l'elettricista a farmi un lavoro da 40 euro, se mi fa la fattura deve chiedermene 100, perché poi 60 li paga di tasse, e i 100 con l'IVA vengono 120, cioè io pago tre volte tanto un lavoro perché lui guadagni la stessa cifra, perché l'elettricista mette in tasca 40 euro se glieli do così, mette in tasca 40 euro se mi fa la fattura da 120. Lui non... No, ci vorrebbe una moratoria generale e ripartire con regole diverse. Quindi con regole diverse, cioè, in questo capisco quello che dice Enzo. È ovvio che noi stessi che siamo fruitori di chi poi fa la piccola evasione siamo i primi a dire ma perché devo pagare tre volte tanto? Scusa, adesso un ragionamento. La piccola evasione viene anche tollerata perché questo permette poi anche la grande evasione. Perché se io faccio le regole che siano valide per tutti, poi tutti devono pagare. Sì, il problema è l'evasione a strumenti, la grande evasione ha strumenti molto più sofisticati che non la piccola evasione. Io la piccola, io ho partita IVA in Olanda, non la posso prendere, e neanche in Inghilterra. Teoricamente non posso, sì. Sì, teoricamente, in no. Ma no, a Malta, c'è gente che lo sta prendendo a Malta e paga 11% di tasse. Cioè, c'è gente che fa le società a Malta in Italia per pagare l'11% di tasse. A me l'hanno proposta. Legale. Ma anche questo è certo, che però poi se prende il coronavirus che deve andare a far assicurare a Valletta. Scusi, non certo. Funzionano le cose perché quando si permette a Malta o all'Olanda di poter mettere tasse su queste grandi imprese, minori di quelle che le possiamo mettere noi, poi non ci lamentiamo se è questo il discorso, sulla grande evasione l'ho detto, il discorso è a livello europeo e deve essere superato certo. A livello europeo. Ci metteremo una quindicina d'anni a farlo, senza utopie, 15-20 anni probabilmente. Se poi ci si arriverà all'Europa. Scusate, scusate, io purtroppo mi sono perso dei pezzi perché ho la linea che va e viene. Perché avete parlato di evasione, di problemi economici. Ecco, vorrei solo dire, da quello che sono riuscito a capire, dal mio piccolo contributo, lavoratore dipendente, pago le imposte a livelli diciamo insopportabili come prelievo, come pressione altissima, pago tutto, qualsiasi attività io svolga aggiuntiva la pago. È evidente che c'è in Italia una massa di evasori altrettanto insopportabile. Il fatto che si vada costringe il contribuente onesto a pagare di più. È vero che a volte il piccolo artigiano, il piccolo commerciante per sopravvivere è quasi costretto ad evadere. Però se tutti diamo il nostro contributo, secondo me tutti paghiamo di meno. Paghiamo tutti, paghiamo di meno, era uno slogan di qualche tempo fa. Lo Stato ha adottato alcune misure correttive, per esempio le detrazioni fiscali. Io ho fatto dei lavori di ristrutturazione a casa e ho preteso, ma mi è stato anche offerto da chi mi ha fatto i lavori, la possibilità di avere la mia brava fattura, e ho uno sconto fiscale, un credito fiscale per i prossimi anni che posso detrarre dall'imposta. Quindi con accorgimenti, diciamo, normativi si può perlomeno arginare il fenomeno dell'evasione fiscale. È chiaro poi, come diceva anche Diego benissimo, c'è il problema dell'evasione delle grandi multinazionali che chiaramente su questo noi non possiamo incidere, e sicuramente un problema a livello continentale. L'Unione Europea può fare sicuramente la sua parte, queste sono le grandi evasioni. Poi c'è il problema chiaramente in Italia delle mafie, e questo è un altro problema evidente, perché una parte del reddito è sommerso. Si parla di quote altissime di reddito che vengono percepite e non vengono poi in nessun modo tassate.
Però secondo me, insomma, anche il piccolo imprenditore, il piccolo commerciante, il suo contributo lo deve dare, anche perché in molti casi utilizza servizi pubblici che noi paghiamo. Pensiamo alla sanità, pensiamo all'istruzione, che tutti noi paghiamo, e poi magari l'evasore lo utilizza e magari ancora lo sconto, ancora l'agevolazione, magari la borsa di studio perché ha un credito basso. Sì, poi bisognerebbe riuscire a distinguere, cosa che non si fa, l'evasore, che è quello che si arricchisce accumulando denaro dall'evasione, e quello che evade per sopravvivere, perché sono due tipi di evasione diversa. Poi il risultato è lo stesso sull'economia, però moralmente quantomeno chi evade perché altrimenti deve tirare giù la serranda, e chi evade perché compra la villa al mare, la villa in montagna e accumula soldi nei paradisi fiscali. C'è una piccola differenza, che chi evade per necessità i soldi comunque li reimmette subito nel mercato. Certo. Nel mercato, perché generalmente non è una persona che accumula o si dedica a mercato finanziario. Chi invece evade le grandi somme, generalmente poi quei soldi non li reinverte nel lavoro, nel mercato, ma li inserisce in circoli di finanza. Certo. Soldi che producono soldi. E quindi arriviamo al paradosso di oggi, in cui se una volta l'oro valeva tante carote, oggi l'oro vale tanto, tanto oro. Nel senso, i soldi non sono più vincolati alla produzione, ma sono vincolati a se stessi. Certo. 90% dei soldi che ci sono al mondo sono soldi che non esistono in realtà, che non sono legati a nessuna produzione, a nulla. Prima o poi quel sistema dovrà scoppiare. E sarà un dramma. Sarà un dramma quando scoppierà quello, perché ci ritroveremo tutti poveri. E con soldi in banca che non valgono niente e con popoli che, non potendo far niente, faranno la rivoluzione, la rivolta, perché poi il rischio che dicevi tu prima, che qualcuno già oggi alla fine faccia qualche rivolta perché non hai soldi per mangiare, sarà ancora ampliato. Sì. Sì. E senza contare che in alcune regioni del sud, peraltro, le mafie stanno già sostituendo lo Stato negli aiuti. Certo. Questo è un problema enorme, perché laddove lo Stato non arriva, le mafie sostituiscono. E quindi è un problema che sta accadendo in Sicilia, ne stanno già denunciando, per esempio, no? La mafia si sta già oggi sostituendo lo Stato in Sicilia per aiutare chi non ce la fa. E quello mi che ricordo... secondo me, quello che fa paura è cosa chiederanno dopo in cambio. Certo. Perché se adesso la mafia... È ovvio, sì. Quindi questo è... Affiliazione. È come il cane che ti morde la coda. Sì, poi secondo me il problema di base in Italia, da una persona che magari non è italiana ma ha vissuto un po' in Italia, ho visto anche tanti commercianti, tanti piccoli artigiani, il problema è proprio... il sistema fiscale italiano, che li mette proprio, che li rema contro, che non riescono a adeguarsi al sistema fiscale, che è troppo complicato. Non è proprio clemente per loro, quindi sì, è complicato, è quindi la burocrazia. Per loro sì, la burocrazia, poi magari anche le tasse che devono pagare, anche anticipi sulle tasse dell'anno successivo, sono le cose che li ammazzano, perché non sanno come andrà l'anno prossimo. Questo è il problema, che non sapendo come andrà il futuro, comunque devono fare sempre anticipi, pagare tantissime tasse, e per questo sono costretti magari a evadere in qualche modo, perché quella fattura, una fattura meno, li fa sempre, li fa comodo. Quindi poi anche il sistema che non possono, che magari tantissimi, di quello che mi ricordo, avevano paura di dichiarare più reddito, perché magari scagliavano la soglia. E dopo dovevano comunque pagare sempre di più tasse, non sapendo sempre il futuro. Se l'anno prossimo, magari ho un amico che ha dovuto rifiutare un grosso contratto, perché ha detto se faccio quel grosso contratto e magari per altri due anni, sì, se altri due anni magari mi posso permettere di non lavorare, non lo faccio, perché dopo mi chiederanno anticipi sulle tasse che non potrò supportare. Quindi anche questo è un grosso problema, che come dicevate giustamente voi, sono questi piccoli evadori che lo fanno per sopravvivere, non lo fanno magari per costruirsi le ville per il loro comodo, lo fanno proprio per tirare avanti. Sì, dovremmo trovare sicuramente un sistema,
dovremmo trovare sicuramente un sistema diverso, come diceva Diego. Al mondo d'oggi, con il livello tecnico che abbiamo raggiunto, è ovvio che un sistema di controllo sull'evasione sarebbe tecnicamente possibile se solo si volesse. Il problema è che come farlo è complicato. Certo. È complicato perché è impopolare. Certo. Ecco, più che complicato è impopolare. È impopolare, no, non è la questione tecnica, è ovvio che sia così. È impopolare. Esatto, però vorrei ritornare al tema di partenza, quello appunto della crisi attuale, cioè anche focalizzando l'attenzione su questo problema della burocratizzazione dell'evasione in Italia. Questo fiume di denaro che adesso dovrà arrivare comunque anche alle piccole e medie imprese, secondo voi porterà anche a una sorta di nuova, come dire, azione o di un mercato, diciamo, parallelo a quello che effettivamente dovrebbe poi riportare a un rilancio dell'Italia nella seconda fase, questa fase 2? Mercato parallelo? Scusa, non ho capito la domanda. Dico, nel senso di creare appunto questa forma di mercato parallelo sul piano proprio quello che dicevi tu delle regioni del sud Italia, no? I soldi arriveranno anche lì e chiaramente anche la mafia, spero che ci sia un maggiore controllo, però sicuramente ci sono delle situazioni di antagonismo sociale che stanno emergendo in questa realtà critica perché la gente effettivamente non ha i soldi per andare a comprare al supermercato. Non ho idea. Ho comunicato di Corriere della Sera che dice la mafia in Sicilia sta aspettando i soldi dall'Unione Europea. Ma è così, è ovvio che sia così. Speriamo che non sia. Però è di nuovo il gatto che si morde la coda, perché continuiamo a non voler comprendere che la mafia in certi paesi d'Italia ha servizi che uno Stato non è in grado di dare. E se non riusciamo a interrompere quella cosa, semplicemente da un punto di vista morale, noi non riusciremo. Mi ricordo l'anno scorso a una cena, forse c'era anche Ugo, con Marco Patricelli a Cracovia, no? E c'erano degli ospiti polacchi che cercavano di capire come funzionava la mafia in Italia, no? E noi provavamo a spiegargli, no? Effettivamente che la mafia andava a coprire, che era difficile riuscire a lottare contro la mafia quando la mafia dava servizi che lo Stato non dava. Se una persona in determinate zone dell'Italia gli viene rubata il motorino, non va dalla polizia, perché la polizia il motorino non glielo trova, ma glielo trova la mafia, che in due minuti gli fa trovare il motorino sotto casa. È un esempio stupido che può essere fatto molto, molto più in grande. E far capire questo a dei polacchi era molto, molto complicato. Se noi non riusciamo a rompere quella cosa, solamente a livello morale, che la mafia è brutta e lo Stato è bello, noi non riusciremo mai. E quindi è ovvio che al Sud certi finanziamenti passino attraverso la mafia. È un problema enorme che conosciamo in Italia, dai, su, fuori dall'ipocrisia. Ma fuori dall'ipocrisia c'è da dire anche una cosa, che i politici vanno a chiedere i voti alla mafia, poi questo è come il cane che si morde la coda, se vado a chiedere i voti poi non posso pensare che non gli devo dare qualcosa in cambio, per cui questa situazione si è incancrenita negli anni proprio per questo motivo. Ma sta cosa sta avvenendo anche nelle nostre parti, insomma. In Piemonte sta succedendo la stessa cosa ormai da qualche anno. Sì, ma adesso si è ramificata. Sicuramente sì. È la stessa faccia dello stesso problema, perché se la mafia dà servizio sociale e quindi ha una società che la segue, perché da essa ottiene ciò che ha bisogno, poi è chiaro che quello è un pacchetto di voti che ha a disposizione. Cioè è semplicemente il punto che chiude il cerchio. Ecco il gatto. E non se la morde quel gatto là. No, diciamo che se dovessimo usare uno slogan, perché tutti stanno dicendo speriamo di tornare presto come prima, io direi speriamo di ricominciare diversamente da prima, perché se torniamo come prima diventa un problema. Ma questa è una grande opportunità, che non si ritorni come prima, è ovvio che sia così. Il problema è che qual è la nuova idea di futuro che noi offriamo? Qual è la nuova struttura economica che noi offriamo? Anche anche dal punto di vista politico c'è adesso una prateria che qualcuno può occupare. Sta a noi decidere chi vuole occupare quella prateria. Chi si chiude, chi vuole tornare
a inizio secolo, agli anni 30? O c'è una nuova idea? Però bisogna anche metterla sul campo e provare a spenderla. Gli italiani adesso sono lì che stanno pendendo dalle labbra di qualcuno che gli dica che visione del futuro ci sarà. E i partiti continuano a riproporre le stesse idee di prima. C'è qualcuno che si sveglia e vuole dare un'idea di un futuro diverso? Boh. Ma io mi ricordo di un incontro, credo all'indomani della partenza dell'inchiesta Mani Pulite, ci fu, non mi ricordo neanche più chi, un gruppo a Torino che fece un incontro e mi invitò come giornalista perché voleva fare il partito degli onesti, no? E qualcuno si alzò e gli disse: guarda che oltre il 5% non vai, perché se devono votarti quelli onesti oltre il 5% non vai e non amministrerai mai il paese. Quindi sai, riuscire a dare un'idea che piaccia alla gente, che deve dire rinuncio a qualcosa. Beh, il partito degli onesti in realtà ce l'abbiamo avuta, visto che fine ha fatto. Sì, 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 sì. Italia, no, dei valori, onestà in piazza. Sì, sì, no, no. Ma... La politica in realtà poi è anche lo specchio della società che rappresenta, no? Quando noi ci lamentiamo dei politici, in realtà ci lamentiamo, insomma, a grandi linee di quello che è lo specchio della società in cui viviamo, no? Certo, certo. Questo... Però esattamente quando si tocca il fondo, poi molto probabilmente la società inizia a chiedere qualcos'altro, no? Quindi forse questo è il momento. Vediamo, vedremo. Enzo, una cosa volevo chiedere. Io non so se ancora in linea, che non è ancora intervenuto, ma che può dare la possibilità a tutti di dire la propria opinione o se hanno qualcosa da chiedere. Certo. No, no, ma io vedo i ragazzi che stanno ascoltando, poi li vedo con il microfono muto, ma così almeno non abbiamo il ritorno dell'audio, perché sennò diventa fastidioso il ritorno dell'audio. Però gli abbiamo proposto dei temi che interessano poco a loro. È un po' difficile a loro, ma dal prossimo incontro gli proporremo quelli che a loro probabilmente interessano di più, sicuramente. Quelli con la resistenza che faremo sicuramente a loro interesseranno di più. Sarebbe anche carino conoscere la loro opinione su come stanno attraversando questa crisi. Sì, sì, ma non lo so, attivatevi, microfonatevi, attivatevi e diteci che cosa state facendo di bello, oltre alle lezioni. Dite che sono bellissime perché avete i presi della prof che vi ascoltano, quindi dovete dire che è bellissimo. No, però non lo so. Siate diplomatici. Come vi trovate? No, dicevo, a Cracovia sono stati bravissimi nel presentare i temi della memoria viva della lettera anche alla Segre. Sì, a Cracovia sono stati molto bravi, poi è stato molto apprezzato questo loro approccio, nei quali sono stati accompagnati dal pool di insegnanti, ovviamente, però questo loro approccio che è non didascalico come fanno tutti, ma emozionale, se vogliamo, empatico, che è un modo di leggere la storia un po' diverso, così come proporremo noi per altri aspetti nelle prossime settimane con Diego. Ragazzi, dai, ditemi qualcosa, così poi chiudiamo con voi, che siete... Guarda che ci sono anche Serenella e Emilio, sì, che non li ho sentiti. Emilio non riesco a sentirlo neanch'io, vedo con un'immagine fisso da coronavirus, quindi... L'hanno intubato. No, no, ancora no, spero di no. Dai, no. No, io vi saluto tutti, non so se mi sentite. Sì, bene, sì, forte e sì, chiaro. Sì. Ah, ecco, vi saluto tutti e saluto anche i ragazzi, la prof, il preside, è bello rivederci così, speriamo poi di rivederci in un altro modo. E sul fatto della... comunque di cui si parlava prima, dell'evasione, della crisi dell'Italia, c'è da dire le tasse sono veramente a livello di usura. Io posso anche capire che dei piccoli commercianti, piccoli artigiani devono arrivare alla fine del mese e qualcosa non dichiarano, cioè mi sembra logico, sono anni che va avanti così. Finché lo Stato non metterà delle regole un po' più umane,
delle aliquote un po' più umane, credo che sia veramente impossibile uscire da questa situazione, perché c'è gente che arriva al 50, al 60% di tasse, più tutto quello che si paga durante l'anno, ovviamente, canoni vari, bollette, cioè su una bolletta della luce che ti arriva, non so, da 200 euro, magari di consumo ce ne sono 30-40. Io non so all'estero come funzioni, spero non così, perché è veramente drammatico. Cioè, credo che sia anche che sia quella poi la ragione principale dell'evasione, almeno dell'evasione della gente comune, ecco, non dei multimiliardari. Ecco, questa è la mia idea, poi non so. Certo, certamente c'è anche quella, poi sei ottimista, si vede che poi l'amministratore della società sono io, perché noi facciamo il 68% di tasse. Ecco, vedi. Il 50, il 60. Noi l'anno scorso abbiamo pagato il 68% di tasse, senza contare le spese accessorie. Quindi, che però un lavoratore dipendente, il 55% del suo stipendio va in tasse, quindi non è che poi siamo molto distanti. È comunque troppo se si vuole fare ripartire un'economia. Cioè, se io nel senso di chiunque tipo di lavoratore dipendente o meno, devo fare girare l'economia, quindi guadagnare, incassare e poi andare a spendere, perché poi il centro è quello del problema. Certo. Cioè, che non c'è contante che gira, o che ce n'è comunque troppo poco, e devo avere anche un regime accettabile, non a livello di... Se io invece il problema non è tanto la tassazione alta, il problema è che rispetto a una tassazione così alta poi non ci sono i servizi. Non ci sono i servizi, abbiamo un debito pubblico che è il più alto d'Europa. Cioè, infatti, anche quello. Dove vanno a finire questi soldi non si sa, perché quello è il problema. Se io li avessi e potessi darli ai commercianti, ad esempio, i commercianti pagherebbero tutti le tasse. Abbiamo spesso comunità montane su dei cavalcavia, abbiamo... Sì. Cavalcavia non ne parliamo, che abbiamo visto come è finito l'ultimo. Esatto. È andato giù e gli avevano appena detto che quello era sicuro. Quindi no, siamo abbastanza malmessi. Va bene, ragazzi, dai, volevo sentire un po' voi, come state? Come vi trovate? Non siate timidi, intanto l'insegnante non dice niente, poi siamo fuori dall'orario. Okay. Direttore, io già in vacanza. Ho un problema, direttore, ho un problema che tra 10 minuti ho una visita medica qui, perché sono reduce dalla chemioterapia, quindi oggi dobbiamo combattere. Io volevo chiudere proprio con i ragazzi e chiuderla qua, perché abbiamo detto facevamo mezz'ora, tre quarti d'ora, è già più di un'ora. Ma è stato piacevolissimo, un incontro piacevolissimo. Ma lo rifaremo, magari vediamo se poi daremo notizia di quando lo rifaremo, per chi c'è. Sì. Considerando che i ragazzi ci sono, chi vedo? Volevo salutare prima di andare via te ancora una volta a Roberto. Roberto non si è collegato stamattina, speriamo la sua associazione, gli amici, che alcuni li ho conosciuto adesso per la prima volta, e l'amico Ugo Ruffino. Certo, vi saluto tutti allora, va bene. Posso lasciarvi allora. Okay. Grazie. Ciao. A presto, grazie. Di tutti quella che ha l'audio, guarda caso, è Bargelli, eh? Ma che strano, che strano. Sarà un caso. No, è un caso, no, perché avendola conosciuta durante il viaggio, sappiamo... Allora, cosa fai durante questi giorni tu? Leggo i compiti, ti annoio. Ti annoi come tutti? Tutti fate così? Vi annoiate tutti? Sì, non c'è modo di fare qualcosa di divertente a casa, no? Ma sperate di tornare presto a scuola o no? Ma più o meno sì, è un po' più semplice. Puoi fare queste domande. No, lo chiedo perché... Lo chiedo perché, non so... Se preferiscono stare a casa e dire così siamo promossi e vaffan bagno, oppure dire ma no, andiamo a farci sto mezzo esame che intanto lo passiamo lo stesso, e però almeno viviamo una vita, non lo so.
Io avrei dei dubbi, da studente, fossi studente avrei dei dubbi. Sai, un anno passato così, se non è l'ultimo, sai, se non è proprio la maturità che hai gli accessi poi all'università, quindi hai dei problemi, se non è proprio l'ultimo, un anno così, una promozione politica l'avrei anche presa io. Voi che ne dite? Ma... non so, io preferirei andare a scuola, sinceramente, proprio perché anche per l'esame ci tenevo a farlo. Ma è anche, lo dico agli altri che ci sentono, Diego, Ugo, Morgando lo sai, questi sono i migliori che ci sono, quindi è ovvio che questi preferirebbero andare a scuola e a fare lezioni e fare l'esame. Se lo si facesse sull'intera classe, qualche dubbio che la maggioranza volesse tornare a scuola ce l'avrei, non lo so, Morgando. Ma non lo so, ma io penso che la perdita della libertà, sono tutti agli arresti domiciliari questi ragazzini, la perdita della libertà sia molto pesante, e penso che anche magari quelli meno bravi, come dicevi tu, questi sono i migliori, però anche quelli meno bravi a scuola ci andrebbero volentieri, perché intanto se hanno deciso di non studiare, non studiavano nemmeno a scuola, e non è che cambia molto. Perché in genere quelli che fanno la didattica a distanza male, già a scuola non si impegnavano più di tanto. Io penso che tutti vorrebbero tornare a scuola, anche quelli piccolini, Noi abbiamo di terza media, ma anche i piccoli degli elementari rimpiangono i loro compagni, rimpiangono la maestra, tornerebbero tutti volentieri. Mi piacerebbe se potessi tornare tutti, ma temo che quest'anno non torneremo. Certo. Però io penso che tutti sarebbero contenti, anche quelli piccoli di rientrare a scuola. Non dimentichiamo anche quelli dell'infanzia che restano in casa, non possono uscire con i genitori, con i nonni, e dura per tutti veramente. Certo. Ok, allora... Volevo chiedere al preside una cosa che non ho seguito prima. Tutti i ragazzi... arriva questa didattica a distanza a tutti o c'è qualcuno che viene tagliato fuori? Ma allora, diciamo che la didattica a distanza arriva praticamente a tutti. Ci sono pochissimi casi, anche magari anche per poca buona volontà. Una cosa che volevo dire prima, non ho avuto la possibilità quando ho fatto il mio primo intervento, sono arrivati dei fondi alle scuole con gli ultimi provvedimenti che danno la possibilità di fornire dei tablet o dei computer alle persone che sono più in difficoltà, che si dichiarano meno abbienti, insomma. Una dichiarazione di questo genere permette anche di dare dei supporti informatici in comodato d'uso. Questo per raggiungere magari le famiglie più disagiate che possono essere in difficoltà. È una possibilità in più che viene data. Però in genere diciamo che la didattica a distanza nel nostro circolo funziona bene, raggiunge quasi tutti, ci sono pochissimi casi, e poi le maestre, specialmente in alcuni casi di possibile esclusione riguardano la primaria, le maestre si hanno molto da fare anche utilizzando strumenti che non sono le classiche piattaforme, può essere l'email, può essere anche il messaggio tramite WhatsApp, può essere il video registrato e mandato in piattaforma, usiamo molto il registro elettronico Nuvola che si è rivelato di grande utilità. Quindi non credo che ci siano situazioni, se ci sono pochissime e siamo già intervenuti su questi casi. Certo. Bene. Molto bene, allora io direi di fare così, possiamo chiuderla qua perché fra poco è ora di andare a mangiare, che sono le poche cose che facciamo regolarmente su queste, anche se Diego non può andare a fare la spesa, poverina, lui tu non puoi andare a fare la spesa. E dopo mezzogiorno sì, dalle 10 a mezzogiorno ci sono gli over 65. Ah, e quindi... Poi da 15 minuti sì, posso andare 15... sotto a comprare. Ok, perfetto, allora ti lasciamo andare a fare la spesa. Io direi possiamo salutarci qua, vi ringrazio tutti per aver partecipato. Vi comunicheremo se ne facciamo un altro di questi incontri. Ai ragazzi, vi dico, se invece volete seguire Diego e poi dopo anche dialogare con lui con questi incontri che faremo, trovate tutto sul sito, su Facebook, voi lo sapete, tranne la vostra professoressa che su Facebook non c'è, però la vede sul sito. No, ma ho mandato l'invito, la locandina che mi avete mandato l'ho mandata a tutti. Perfetto, molto quindi bene. Sono al corrente delle date, degli orari.
Molto bene, vedi che funziona la didattica a distanza, ragione il preside. Ok, è stato un piacere per tutti, credo. Ci rivediamo presto, almeno virtualmente. Ok? Va bene, va bene. Buon appetito a tutti. Grazie, grazie anche a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.